Annientata nel primo giorno di guerra la grande piazzaforte nemica nel Pacifico, i giapponesi irradiano l'attacco su tutta l'insula India. Le squadre aeree partono dalle basi cinesi per bombardare la piazzaforte inglese di Hong Kong. Hong Kong, chiave del predominio inglese in Cina, vista dall'alto. All'attacco del naviglio e del porto. Fanteria nipponica verso Kowloon. Separata da uno strettissimo braccio di mare da Hong Kong, Kowloon è base d'attacco contro la roccaforte britannica. Primi prigionieri britannici. Kowloon è presa. I soldati nipponici occupano la città. Per invitare la popolazione alla calma e all'ordine. Preceduti da questa scritta che dice missione di pace, ufficiali giapponesi si recano ancora una volta ad invitare la guarnigione britannica a deporre le armi per evitare un inutile spargimento di sangue. Ma gli inglesi rifiutano e allora marina, aviazione ed esercito nipponici sferrano in grande attacco. Batterie di mare e di terra picchiano sul picco Vittoria, perno della difesa di Hong Kong. Gli aerei all'attacco. Grossi incendi devastano Hong Kong. Fortificate che difendono l'isola sono conquistate ad una, smantellati dall'artiglieria giapponese. Venticinque
5 dicembre 1941, data nefasta per l'impero britannico. Le truppe giapponesi entrano combattendo nella città. L'apocalittico spettacolo dei depositi di carburante in fiamme. Cinque tracce della disfatta britannica. Il cospicuo bottino di guerra. I prigionieri ricevono un trattamento umano e cavalleresco. Valorose squadriglie nipponiche partecipano dall'alto alla sfilata dei vittoriosi. I generali Sakai e il viceammiraglio Niimi, espugnatori di Hong Kong. All'austera cerimonia sono presenti anche gli eroici caduti. I compagni ne recano le ceneri.